Oggi siamo in compagnia dell'assessore Etienne Lucarelli e andiamo a presentare la nuova applicazione Visit Fano. Allora, assessore, che cosa ci può dire in merito? Allora, innanzitutto che è uno strumento fortemente voluto dall'amministrazione perché abbiamo bisogno di informare meglio cittadini e visitatori di quali sono le attività e quali sono le bellezze della città che cittadini e turisti possono visitare. Uno strumento veramente smart, un'applicazione, anzi in questo momento insomma consiglio a tutti di scaricarlo, visto che ormai abbiamo tutti i cellulari, un'applicazione quindi scaricabile su tutti i cellulari, sia che questi siano Android oppure Apple. Allora andiamo nel dettaglio e andiamo a scoprire questa nuova applicazione. Aprendo l'applicazione si trovano tre punti essenziali, tre vetrine. Uno che è la vetrina evidenza che dà praticamente tutti gli ultimi eventi a data corta che si tengono nella città. Quindi se una persona vuol conoscere le cose che si possono realizzare, gli eventi, le attività che si possono fare nella città, insomma qui si trovano. La seconda sezione che è Around Me ci fa vedere quali sono i monumenti, i luoghi della cultura più interessanti, tra l'altro georeferenziandoli, quindi se una persona si trova in piazza 20 settembre darà prima i luoghi della cultura più vicini a noi. Ma la cosa più importante è che ci dice quali sono gli orari d'apertura, ci dà dei numeri di telefono possibili per magari contattare qualcuno per avere delle informazioni, ci dà la possibilità di, con un tasto portami, di arrivare direttamente al luogo e per indicarci la strada per arrivare direttamente al museo. L'altra sezione che Scopri Fano ci fa scoprire i nostri cluster, come possiamo vivere la città, i progetti che abbiamo presentato in questi tre anni a seguito del piano strategico e quindi cosa possono realizzare le famiglie, cosa si può realizzare all'aperto con Fano Outdoor, progetto Fano Gastronomica e quindi conoscere quali sono i ristoranti dove si possono trovare pesce fresco, insomma una serie di progetti per qualificare la città di Fano. A seguito della sezione in evidenza abbiamo un menu molto semplice che ci dà veramente una serie di informazioni più strutturate, ad esempio una mappa. Nella mappa si possono vedere tutte le strutture che abbiamo nella nostra città divise per categorie, quindi possiamo scegliere se visionare quali sono i musei, i luoghi della cultura della nostra città, possiamo scegliere se verificare, se capire dove possiamo mangiare oppure dove possiamo dormire e a breve anche i luoghi dove si possono fare shopping e dove si possono trovare articoli della nostra tradizione. Ancora nel menu abbiamo ad esempio il calendario completo degli eventi che si tengono nella città, quindi non soltanto gli eventi a data corta come nel menu iniziale, ma qui possiamo avere proprio tutto il calendario eventi in digitale e scoprire anche cosa si tiene nel periodo estivo. Ancora abbiamo una sezione itinerari che ci fa scoprire anche la nostra città con una visione diversa, ad esempio se entriamo nell'itinerario Fano Romana ci racconta, ci dà un breve spaccato della nostra storia romana, ma ci fa anche vedere quali sono i luoghi dell'itinerario che ci raccontano bene la Fano Romana. Ancora, sempre entrando nel menu, una parte Contattaci, che è un nostro progetto CollegO, uno yacht digitale, dove una persona è disponibile tutti i giorni, 7 giorni su 7, dalle 9 alle 23, per avere qualsiasi informazione sulla nostra città. Ecco, un'applicazione interessante, una base di partenza interessante che prossimamente verrà ampliata con tutta una serie di contenuti, contenuti multimediali che ci daranno la possibilità di visitare meglio e bene Fano e le sue bellezze. Quindi l'invito è quello di scaricare tutti l'applicazione e ovviamente di farla conoscere ai visitatori che arriveranno nella nostra città.